come al solito è abbastanza limitato, nel senso che ho visto che dovrei già essere al mio appuntamento successivo, però davvero sono molto molto contenta di questa iniziativa stamattina, di farla qui un po' partigianato, di ribadire la nostra attenzione ai corpi intermedi, a chi cerca di dare risposte ai produttori di ricchezza, in assenza spesso delle istituzioni e di uno Stato che queste risposte non le sa dare. Per cui lo abbiamo fatto volutamente, di dare questo segnale di attenzione, come stiamo facendo su tutto il territorio nazionale. Ci siamo molto dedicati in questi mesi, in particolar modo proprio al sostegno al mondo delle imprese, delle piccole e medie imprese, di chi produce, perché guardate, la verità è che gli unici che possono creare ricchezza sono loro. Cioè, noi continuiamo a parlare di un'Italia nella quale si spera che il futuro per tutti possa essere il reddito di cittadinanza. Ti mantengo a metadone di Stato, diciamo, nella tua condizione di disoccupazione, con una paghetta della politica che ti darà uno stipendio. Per carità, non buono, ma insomma qualche cosa ti dà, così poi quando ti arriva il voto tu mi devi votare perché altrimenti rischi che non hai più la tua paghetta e pensiamo che questo sia il futuro dell'Italia. Non io, non io. Io penso che, caro Di Maio, l'unico modo per sconfiggere la povertà è creare il lavoro e l'unico modo per creare lavoro è mettere chi può assumere in condizione di farlo. Se tu fai di tutto perché le imprese chiudano e perché la gente non possa avviare un'attività, semplicemente avrai, ma stiamo dicendo cose di una banalità disarmante, però per certe persone vanno ricordate perché Di Maio dice oggi cose che sono state più o meno sconfitte quando Di Maio andava alle elementari, insomma, non neanche più Bertinotti pensa che se tu aumenti il costo dei contratti di lavoro a tempo determinato otterrai più lavoro a tempo indeterminato, otterrai nella gran parte dei casi. Quando c'è una situazione di recessione come quella nella quale, bene o male, l'Italia si sta per trovare, che quei lavoratori a tempo determinato diventano dei disoccupati, perché il cuneo fiscale in Italia è al 47% e quindi se tu vuoi aumentare i contratti di lavoro a tempo indeterminato devi detassare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, non lo dico perché poi a me fanno impazzire queste leggi a cui danno adesso questi nomi. Decreto dignità, ma se lo inventò Mario Monti con il Salva Italia, abbiamo visto questo salvataggio. Decreto dignità, proprio qui all'Aquila, siamo stati settimana scorsa all'Aquila, da una famiglia, io l'ho raccontata perché mi è rimasta proprio impressa, da una famiglia di terremotati che stanno nel progetto Case, che fu costruito, una delle case che furono costruite dall'allora governo di centrodestra all'indomani del terremoto dell'Aquila. Solo che non sono terremotati dell'Aquila, sono terremotati di Amatrice, che non hanno trovato rifugio ad Amatrice, perché sapete che la ricostruzione del secondo cratere del 2016-2017 è assolutamente a zero, ma hanno trovato rifugio all'Aquila nelle case costruite per il terremoto del 2009. Bellissimo. Genitori di un bambino autistico di 12 anni. Io sono stata molto contenta perché il comune dell'Aquila, ha un sindaco, come sapete, di Fratelli d'Italia, è assolutamente all'avanguardia della tutela delle persone con disabilità, delle famiglie con bambini autistici. E quindi questa mamma mi ha detto: guardi, sono stata felice perché nel dramma del terremoto in realtà ho scoperto un mondo che io da matrice non avevo. Da matrice stavo chiusa dentro casa, non potevo neanche farmi la doccia se mio figlio non veniva a guardare qualcuno. Adesso lo prendono la mattina alle 9, me lo restituiscono alle 7 di sera, va a scuola, fa progetti di crescita, sta migliorando tantissimo. Perché ve lo dico? Perché questa signora mi dice: io a un certo punto mi sono talmente riuscita a riprendere la mia vita che ho trovato lavoro. Poi ho perso per colpa del decreto dignità. Allora capite che c'è qualcosa che non va, questa dignità sbandierata da Di Maio. Sono una famiglia di terremotati, genitori di un bambino disabile perdono il lavoro per colpa di questo provvedimento. Forse bisognerebbe avere un po' più, diciamo, di umiltà, di confrontarsi con le categorie e le realtà che questi problemi li vivono e capire che magari le risposte sono altre, semplici, perché sono le stesse che andiamo dicendo a te. Le tasse, la tassazione, in Italia è impossibile per le imprese, questo lo sappiamo, non è cambiato assolutamente niente, con la manovra economica aumentano le tasse del 30% delle imprese e non sono solo le grandi, come loro vanno raccontando, perché sono anche le PMI, la flat tax è sparita, famosa tassa piatta al 15-18%, nessuno l'ha mai capito, ma come tassa piatta, perché poi io non la chiamo flat tax, mi danno fastidio i nomi inglesi per le leggi italiane, che è una cosa che non si spiega, visto quanto bene la nostra lingua, ma c'era una corsa da parte, per carità, l'estensione del forfettino, è una cosa interessante, anche se riguarda, insomma, forse 600.000
per persone in tutta Italia. Noi avevamo fatto una proposta semplice, di immediata applicazione a costo zero, che era la famosa tassa piatta su quello che dichiaro in più rispetto all'anno precedente. Se io l'anno precedente ho dichiarato 50.000 euro, quest'anno ne dichiaro 70.000, su quei 20.000 euro in più pago il 15%. Si poteva fare subito, costo zero, emergenza sommerso, ti aiutava a calcolare l'applicazione della flat tax, c'era una norma che abbiamo continuato a ripresentare, se non ci ha filato nessuno. Tasse aumentano, la burocrazia aumenta, la roba della fatturazione elettronica è una vergogna. Noi abbiamo fatto su questo una battaglia senza quartiere, come Fratelli d'Italia, per chiedere almeno che la fatturazione elettronica entrasse in vigore in modo scaglionato, tenendo conto della grandezza dell'impresa. Cioè, tu me la puoi far partire da gennaio 2019 per le quotate in borsa, ma non per la piccola e media impresa, devi essere completamente pazzo. Tra l'altro, vuol dire non sapere proprio cosa sia l'Italia. Perché far partire per tutti la fatturazione elettronica a gennaio 2019 significa dare per scontato che in Italia ci sia internet, che arrivi ovunque, che gli artigiani conoscono il computer. Io ho raccontato la storia di questa signora, vado raccontando ovunque, mi dice: ho deciso di chiudere, artigiana da 50 anni, dice: guarda, mi sono adeguata a tutti i nomi, al registratore di cassa, alla cambio euro, con la lira, con l'euro, che fondi, con la fatturazione elettronica, faccio, ho deciso, preferisco chiudere. E che senso ha? Quando abbiamo chiesto al governo perché non la fate entrare in vigore per le piccole e medie imprese, almeno fra 5 anni vediamo come va. Tra l'altro non funziona niente l'agenzia delle entrate, ma non ci sono problemi, avete visto? Ma non ci sono problemi, una cosa scandalosa, perché lo Stato pretende da te che tu sia preciso, ma poi non è capace a fare niente, che è un'altra cosa che francamente fa un po' innervosire il cittadino comune. Quando abbiamo chiesto al governo ci hanno risposto: guardate, avete ragione, però purtroppo noi abbiamo calcolato che dall'obbligo della fatturazione elettronica da gennaio 2019 lo Stato introita 2 miliardi di euro quest'anno, e sono soldi che ci servono per pagare i provvedimenti della manovra. Quindi migliaia di imprese chiuderanno per pagare il reddito di cittadinanza. Scusatemi, non è una cosa molto sensata, perché non avrebbe molto più senso far sì che chi lavora continui a lavorare invece di farlo smettere di lavorare con magari dargli il sussidio e renderlo, diciamo, anche lì dipendente dalla politica e dallo Stato. Cioè, sono cose che, insomma, voglio dire, non ci vuole proprio esattamente una grande filosofia di vita. E qui ho sentito dire tante cose da questo punto di vista. Il tema della, che si lega alla questione del reddito di cittadinanza, adesso vi dico perché. Il tema delle pensioni, sono assolutamente d'accordo. Anche questa è una nostra storica proposta, quella di separare l'assistenza dalla previdenza. Perché in Italia noi abbiamo messo sullo stesso piano due cose che erano completamente diverse. Abbiamo fatto confusione. E oggi è ovvio che quando oggi ti dicono la pensione sociale te la porto a 780 euro con la pensione di cittadinanza, una persona che ha lavorato 40 anni ha una pensione minima, ne prende 503 e si arrabbia, tant'è che io l'ho detto quando ho fatto la dichiarazione di voto sulla manovra: va bene tutto perché siamo per l'aumento delle pensioni più basse, ma se la pensione sociale te la porti a 780 euro, la pensione minima me la porti a 1000, perché c'è una differenza tra chi comunque ha versato dei contributi e chi quei contributi non li ha versati, e se noi non riconosciamo anche il merito siamo spacciati in questa nazione. Ma è lo stesso principio del reddito di cittadinanza. Che cos'è che non funziona? Che tu non puoi mettere sullo stesso piano dell'assistenza un disabile e un ragazzo di 35 anni. Lo Stato sul piano dell'assistenza si deve occupare di chi non è nella condizione di lavorare, disabili, anziani, minori, ma per gli altri la sfida è il lavoro di cittadinanza e mettere nelle condizioni le persone di poter avere un lavoro, altrimenti accadono delle cose francamente folli, no? Accade che tu hai delle persone che meriterebbero assistenza che non ce l'hanno, i disabili, reddito di cittadinanza arriva a 780 euro, le pensioni di invalidità sono ferme a 270, ditemi se è una cosa normale, e poi magari il reddito di cittadinanza lo vado a dare al nomade apparentemente nulla tenente che magari ha rotonda in un'altra maniera. Io dico che c'è qualcosa che non funziona, quindi vanno separati i piani, il piano dell'assistenza dal piano del sostegno al lavoro. Come si fa il sostegno al lavoro? Il sostegno al lavoro si fa creando le condizioni. Il tema delle infrastrutture non è un tema peregrino. Certo,
quando dici ti do 780 euro il prossimo mese, quello vanno dicendo a tutti, non so se avete notato, Marsilio ha partecipato a un dibattito con la Marcozzi, dove la Marcozzi ha detto che 88.000 abruzzesi prenderanno il reddito di cittadinanza da 0 a 780 euro. Perfetto, fatto. 823 milioni di euro, ma in tutto il reddito di cittadinanza ce ne sono 6 miliardi. Stamattina Di Maio è andato in campagna e ha detto 2 miliardi di euro solo per la campagna. Ragazzi, non vi tornano i conti perché sono già finiti. Solo per l'Abruzzo e con la campagna. Invece loro vanno in tutte le regioni e a ogni regione gli dicono ve li diamo tutti a voi, che non è esattamente un modo serio di fare politica e non è molto cambiamento. Insomma, questo l'abbiamo già visto accadere. Ma dicevo, la sfida, secondo noi, delle infrastrutture è per esempio una sfida enorme. Non lo vedi subito, non ti torna subito in termini di consenso, ma è quello che costruisce il futuro e la ricchezza. Guardate, a me fa impazzire il dibattito sulla TAP. L'alta velocità è nata in Italia, non se lo ricorda nessuno, è nata in Italia negli anni 30, è incredibile che noi 80 anni dopo non siamo in grado di costruire un treno ad alta velocità, di costruire una ferrovia ad alta velocità, di tutte le cose folli che ha fatto l'Europa. La costruzione dei grandi corridoi europei è una delle poche cose buone, perché i prodotti italiani sono i prodotti migliori al mondo, noi non abbiamo paura di stare sui mercati internazionali più o meno dai tempi delle repubbliche marinare, ma ci devono arrivare. E il nostro ritardo infrastrutturale crea un disastro per l'Abruzzo, è come se l'Abruzzo fosse stato saltato sul piano delle infrastrutture, è incredibile, perché è una regione che al centro d'Italia è impossibile da raggiungere, da qualunque latitudine la si guardi, con la ferrovia Pescara-Roma ci mette 4 ore e mezzo, una roba tipo, no, cioè se ci vado in bicicletta più o meno è la stessa cosa. Poi sono contenta che invece ieri abbiano detto il Movimento 5 Stelle che invece qui serve l'alta velocità, si porta all'alta velocità. Però anche qui c'è qualcosa che non torna, perché scusatemi, c'è un ministro del Sud che è del Movimento 5 Stelle, con il quale noi facciamo da qualche mese la battaglia, che era un cavallo di battaglia anche degli anni scorsi, della nostra campagna elettorale, per il riequilibrio dei fondi infrastrutturali tra nord e sud. Perché accade questa cosa curiosa in Italia, che il 30% della spesa infrastrutturale va al sud e il 70% va al nord. Noi abbiamo chiesto, possiamo fare 50-50? Non voglio dire tanto. 50% a nord, 50% a sud. Il ministro del sud ci ha risposto no, è giusto che sia così perché la spesa infrastrutturale è legata al numero degli abitanti, no, cioè si fa la percentuale sulla base di quanti siano gli abitanti, che non è una cosa intelligentissima, perché nel sud ci vive il 30% degli italiani nella misura in cui il sud si sta spopolando. E il sud si sta spopolando perché al sud non ci sono opportunità, e le opportunità non ci sono perché non ci sono infrastrutture, e quindi se tu mi continui a legare la spesa alla popolazione avrai sempre meno persone, sempre meno soldi, sempre meno infrastrutture, alla fine qui non ci rimarrà niente, quindi non si può legare solo a quanti sono le persone che ci vivono, si deve legare a quanti sono le persone che ci vivono fratto il ritardo infrastrutturale che hai, e quindi se stai indietro ti do una mano ad andare avanti, perché la grande sfida di una regione come l'Abruzzo è dare la possibilità alla gente di rimanere qui. Io ora sono fiera che ci sia Marsilio a fare il candidato alla presidenza della regione, è stato detto Marsilio Roma, perché Marsilio è un abruzzese che torna indietro, perché è figlio di una storia che ha condiviso con decine di migliaia, i suoi genitori hanno condiviso con decine di migliaia di abruzzesi costretti ad abbandonare questa terra, e io vorrei che fosse il primo di quelli che tornano indietro, perché qui abbiamo costruito delle opportunità che oggi mancano. Che oggi mancano. Solo siamo stati, l'altra volta io sono rimasta molto colpita perché è una storia che conosco bene, ci sono stata, siamo stati a Manoppello, in provincia di Pescara, che è gemellata con Marcinel. Marcinel è una città belga nella quale nell'8 agosto 1956 morirono 230 minatori, di quei 230 minatori la metà erano italiani, 60 erano abruzzesi. 60 su 230 erano abruzzesi. Varrebbe anche la pena di citarlo, no? Per tutti quelli che poi ci dicono ricordiamoci che siamo stati un popolo di migranti, sì, ma quando migravamo noi andavamo a lavorare nei minieri, mica ci mantenevamo a 30. Il tema del ritardo infrastrutturale è un tema che secondo me stabilisce la serietà delle forze politiche, perché chiaramente se ci mettiamo a fare l'alta velocità non è che la portiamo avanti tra
l'abbiamo finita fra 2 anni, magari i risultati non li vedremo noi e ci sarà un altro a tagliare il nastro, ma chi se ne importa? Avremo lasciato qualcosa di sensato, che non è solo oh, votate che qui e ora ti do questo, adesso ti do 200 euro, 300 euro, no, è voglio lasciare un futuro per i miei figli. Sono tutte, diciamo, le sfide che cerchiamo di portare avanti. Il tema della formazione, grazie per quello che fate, sulla formazione professionalizzante, il tema della formazione è un tema centrale. Guardate, il tema della formazione sull'artigianato è una grande questione, perché è una cosa che noi stiamo perdendo completamente. Sono stato a parlare qualche settimana fa con la Camera Nazionale della Moda e loro dicono, guardi, noi cerchiamo 32.000 addetti nella moda e non riusciamo a trovare perché non ci sono più le professionalità. Allora, è vero che il lavoro non c'è in Italia, ma è vero anche che quando c'è in alcuni specifici settori non ci sono i profili perché nessuno li ha formati, quindi quello che fate voi è preziosissimo. Dopodiché, secondo me, in aggiunta a quello che fate voi, che va implementato, e su questo, diciamo, anche io sarò scolfiato sul collo a Marco, perché è un tema al quale tengo tantissimo, è che secondo me è una questione che va portata a livello nazionale. Io mi ci allambico da mesi. A un certo punto in Italia è passata questa idea per cui tu, quando scegli la tua scuola superiore, se scegli il liceo sei forte, se scegli un istituto tecnico sei un po' sfigato. È tutta una questione di marketing, perché invece una serie di mestieri che sono tipici proprio dell'artigianato e dell'istituto tecnico, dalla moda all'appunto alla cucina, adesso no, le officine meccaniche, cioè sono in realtà poi sono ambiti, però noi non siamo riusciti a venderli sul piano del marketing, tant'è che forse, magari lavorandoci insieme, un'idea che mi è venuta parlando con altre categorie dello stesso settore, forse dovremmo lavorare sull'idea di un liceo del Made in Italy, di un liceo che però insegni a fare le cose che sono proprie dell'artigianato, insomma, del Made in Italy, del nostro modo. Non c'è niente di più potente del nostro marchio. Il Made in Italy è il terzo marchio per riconoscibilità al mondo, è il primo marchio nazionale, gli altri due sono Coca-Cola e Pisa. E poi arriva l'Italia, noi non ci rendiamo conto della potenza del nostro marchio. Poi certo, vuol dire anche che i prodotti li devi difendere, che il marchio non deve essere contraffatto. Poi li stiamo svendendo. Lasciamo perdere, lasciamo che quello è un tema che si apre, siamo qui fino alle 4, ma noi è anche tra le nostre, diciamo, priorità la questione della difesa del marchio italiano. Però se noi sappiamo investire su questo, beh, anche sul piano del lavoro, sul piano della difesa di un'identità come quella abruzzese, che è molto forte da questo punto di vista, e noi riusciamo a dare grandi opportunità. Quindi sul tavolo della formazione mi trovate assolutamente a disposizione. Sulla vicenda dei fondi europei, adesso vado velocissima, dico ancora due cose. Sulla vicenda dei fondi europei, chiaramente deve essere capace l'amministrazione regionale, però ci dobbiamo anche dire, questo vale per tutti, i fondi europei sono difficilissimi da utilizzare e sono difficilissimi da spendere per scelta di un'Unione Europea che vuole che tutti quanti si debbano, diciamo così, dotare del contributo di un burocrate se vuole spendere quei fondi. Quindi c'è una battaglia che bisogna vincere in Europa sulle modalità burocratiche di accesso e di spesa dei fondi e sulle linee di finanziamento, perché tutte le linee di finanziamento prioritarie dell'Unione Europea non hanno nulla a che fare con i bisogni italiani. Non ci sono linee di finanziamento sulle PMI, che sono il nostro tessuto economico. Non ci sono, per esempio, linee di finanziamento sulla lotta al dissesto idrogeologico, grande tema italiano, che voi se si conoscete particolarmente bene. L'Unione Europea è come se di questo non si occupasse. Siccome il 26, lo dico perché il 26 di maggio si vota anche per le elezioni europee dopo quelle abruzzesi, e ci sono un altro paio di battaglie molto importanti da vincere. La questione della banca la seguiamo da sempre. Lì, senza che entriamo nel merito, è una questione troppo tecnica, però diciamo che la vicenda della banca che di Chieti, quindi la vicenda specifica riguarda voi, che sono un po' tirata nella vicenda del decreto salva banche, che aveva alcuni obiettivi, diciamo, poco nobili, a parte quelli, diciamo, di carattere familiare. L'obiettivo era quello di prendere alcune banche che potevano avere una difficoltà, pulirle, rimettere sul mercato e farci guadagnare, per paradosso, il sistema bancario, una cosa che non sta nel cielo interno. Abbiamo denunciato in tutti i modi, ho fatto anche parte della commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario, adesso ne stiamo facendo un'altra, la proposta di legge è proprio di Fratelli d'Italia,
sappiate che noi su questo tema ci siamo. Sappiate anche che la sfida sul sistema bancario è quella di portare a casa la storica proposta di riforma dei Fratelli d'Italia, che è quella sulla separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Servono banche di territorio, servono banche che raccolgono le risorse sul territorio e le restituiscono a quel territorio. Finché non facciamo questo, e finché i soldi raccolti sul territorio dagli imprenditori finiscono nella finanza speculativa, noi non ne usciamo. Ah. Ho visto che ne hanno parlato anche gli esponenti della maggioranza di governo, ne sono felice, perché noi abbiamo la proposta di legge depositata della quale chiediamo la calendarizzazione, ma quella può essere sicuramente una sfida che insieme si può vincere. Ultimo accenno velocissimo sul tema dei debiti della pubblica amministrazione, perché Marco non lo ha citato nello specifico, ma in tutti i provvedimenti che sono stati presentati di natura economica del governo avevamo chiesto ci fosse un fondo di garanzia messo a disposizione delle BA che avevano problemi di cassa, proprio per poter pagare i debiti che avevano aperto con le imprese. Purtroppo anche quella è stata una proposta che non è stata accolta, ne facciamo diverse, un po' delle volte abbagliamo la luna, continuiamo a presentarla perché potrebbe essere intanto un modo per dare un po' di ossigeno a alcune piccole amministrazioni in maggiore difficoltà e cercare di dare delle risposte. Questo è in sintesi, diciamo, il quadro, ma assolutamente con